Sarà il Blanco della situazione o il Fedez? Non penso proprio. Primo, perché i tecnici sono bravissimi. Secondo, perché se per caso c'è qualcosa che non va, uno si arrangia e cerca di andare avanti lo stesso. The show must go. Su Fedez che commento fa? Ma guardi, non ho neanche visto bene la faccenda, ma come dire, lui si commenta da solo di solito. Già ci sono altre polemiche, però, perché Paola e Gonu ha detto il paese è razzista ma sta migliorando. Vabbè, questo è. Prendiamo il lato buono, evidentemente lei che adesso gioca in Turchia trova che Turchia è un paese dove la libertà e i diritti delle donne sono completamente rispettati e per cui siamo contenti per lei. Ironia. Ecco, questa l'abbiamo colta. Volevo precisare se non si sa mai che uno dice no. Canzone per i primi 100 giorni del governo Meloni. Mi è venuto in mente Vita Spericolata, perché è una vita spericolata governare l'Italia in questo momento difficile, ma secondo me ci stiamo riuscendo anche bene. Con un'alleanza tra partiti un po' caotica e litigiosa. No, me le intona adesso. Non lo è. Voglio una vita spericolata, una vita fatta così. Io canto una canzone di Lady Gaga che è Always Remember Us This Way, anche se ovviamente dovremmo cantare canzoni italiane, però ho scelto questa che mi piace particolarmente. Infatti ho ricevuto già le contestazioni di 5 Stelle. Poco patriottica. Se domani Donzelli viene indagato? Guarda, posso dirti una cosa, almeno un giorno da pecora, saremo da pecora, lasciateci tranquilli. Buongiorno Vice Ministro. In realtà non l'abbiamo chiamata, l'abbiamo intercettata. No. Una canzone per i 100 giorni di governo Meloni. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qui. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Promosso o bocciato Gasparri? Da queste prime note. Provo bocciato. Bocciato. Fino a quando. E la polemica, diciamo, del giorno. Il paese è razzista ma sta migliorando? No, questo oggettivamente la respingo perché offende il 99.9% periodico degli italiani che, grazie a Dio, non solo sono immuni, ma sono altamente democratici, con una grande forza democratica. Quindi non sta né in cielo né in terra. Grazie a Dio siamo un popolo sano che non deve migliorare. Come tutti i popoli, ha delle ferite da curare. Questa è la polemica di oggi. Quella di ieri. Invece quella di ieri è Fedez. Un commento su Fedez, questa esibizione. Che anche lì dormivo in verità. Perché questi le fanno tardi dopo mezzanotte l'una. E ho visto che ha fatto Fedez a un certo punto. Ha strappato la foto di Galeazzo Bignami. Ah. Grandi polemiche. E Fedez. Cioè Fedez è quello della povera Orlandi, quindi insomma pensasse un po' pure a far meno gaffo lui. Il giorno prima ancora. Chi è il successo? Ma quanto succede? Ha scassato i fiori. Ma quello ho visto invece che era una trovata, perché lui già lo faceva nel video, quindi di fatto ha replicato quello che faceva nel video. Lei ritorna in cuffia, quello... oggi se l'è messo, non è che fa la stessa cosa. No, io infatti dormivo perché dovendo cantare. Ma lei dorme sempre, mi scusi. No, dormo, la sera dormo, dopo mezzanotte, che volete che sto là? No.